Dopo Parigi, salve. Allora c'è uno stato di allerta anche per l'Italia? Abbiamo un osservatorio per le manifestazioni sportive nazionali che è competente e conosce bene i problemi della logistica e soprattutto conosce gli stadi. Però in questo momento diciamo che l'allerta è più alto rispetto ad altre situazioni? Ma sicuramente sono provvedimenti che prende il Ministro dell'Interno e sicuramente l'allerta è molto più alta. Al di là dei tecnicismi, secondo lei c'è da aver paura ad andare in uno stadio in Italia? No, ma perché? Perché dobbiamo esasperare la situazione? Il calcio dovrebbe essere un momento delicato di comunicazione e di sportività. Ieri abbiamo giocato su 15.000 campi, abbiamo fatto più di 20.000 partite, non è successo niente. Quindi ma verranno rafforzati i controlli? Dipende dal Ministero dell'Interno, non dalla Federazione Italiana di Calcio. Grazie. No, grazie a tutti. Cosa per ora quindi fatto nulla. La nazionale, Presidente? Grazie, dopo il Belgio. Grazie a tutti. Scusate, grazie. Ragazzi, scusate.